Quando arriva il circo in città è sempre una gioia per i bambini. Questo spettacolo, infatti, è un modo per i più piccoli di vedere da vicino gli animali. Tuttavia, negli ultimi anni, alcuni show, come il Cirque du Soleil, hanno puntato esclusivamente sugli artisti, abbandonando queste esibizioni. Una scelta che non convince Oscar Orfei, perché snatura lo spettacolo. Abbiamo ancora gli animali perché crediamo che i bambini vengano maggiormente allo spettacolo del circo per vedere gli animali. Poi un circo senza animali non è circo, possono raccontarci del Soleil, ma quelli sono più eventi, e poi è circo e teatro insieme, però viene, fa Roma, Milano, poi via. Invece un circo come noi, un vero circo, fa qua, fa ogni... cioè, fa più posti. Oscar, insieme a suo padre Orlando, gestisce il circo omonimo giunto a Portoferraio a metà luglio e ci spiega quanto la vita dei circensi possa essere faticosa. Tutti devono dare il proprio contributo, dall'organizzazione e sponsorizzazione degli eventi al montaggio e smontaggio di tendoni e tribune. A questo si aggiungono le prove dello spettacolo e gli allenamenti quotidiani a cui acrobati e giocolieri si sottopongono. Inoltre, prima fra tutte, c'è la cura degli animali. In alcuni casi si tratta di un rapporto quasi fraterno, come con la cammellina Shakira. In questo caso, la madre aveva abbandonato la piccola rifiutandosi di allattarla ed è stato lo stesso Oscar a farlo con il biberon. Questo tipo di rapporto, ci spiega, è qualcosa che non tutti conoscono. Il riferimento è alle tante proteste da parte degli animalisti che accusano i circhi di maltrattamenti contro gli animali. Eppure, ci dice... Beh, noi ogni volta che ci spostiamo vengono i controlli della ASL, del Corpo Forestale, controllano gli spazi, se gli animali sono maltrattati. E fino adesso giriamo da tutta una vita, non abbiamo mai avuto problemi di questo genere. E poi noi siamo tutto il giorno qua con gli animali a controllarli se hanno fame, se hanno bisogno di acqua, qualsiasi altra esigenza. Non è che vengono controllati al giorno, vengono controllati ogni minuto, sono controllati gli animali. Insieme agli Orfei nel circo c'è anche la famiglia Niemen. Ronnie e sua moglie Roberta sono entrambi figli di genitori circensi. Ronnie però non ha mai lavorato con gli animali, specializzandosi come giocoliere. Roberta invece ha scelto di diventare acrobata e ci rivela che, anche se glielo chiedessero, non lascerebbe mai il circo per un altro lavoro. Tuttavia, qualcuno che ha fatto questa rinuncia esiste, ci rivela Terence, lanciatore di coltelli. Molti però fanno fatica ad adattarsi alla nuova vita. E fanno fatica. È come uno che non è del circo farebbe fatica a fare la vita nostra, anche quelli del circo che magari smettono fanno fatica a star fermi.